Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio nell'Hero Colosseum. Oggi nuovo deck con il signor Gohan di Dragon Ball Super Super Hero, il film per intenderci, che successivamente raggiungerà la forma Beast, ma questa la vedremo nella prossima espansione. Prima di cominciare, pollicione all'insù per supportare questi video, perché con le nuove miniature che sono uscite arriveranno un botto di nuovi deck. Ma iniziamo con la spiegazione di questo deck. Qualora la spiegazione non vogliate ascoltarla, saltate il video di qualche minuto finché appunto non inizia il match. Io vi consiglio di ascoltare la spiegazione per capire perché e come schiereremo le nostre miniature. Partiamo dal Gohan, Super Hero Beast, se vabbè, quello che... Posizionato su una casella di attivazione, più 10% ai danni inflitti, si accumula solo in quel turno, ignora la difesa di un avversario che attacchi. E questa è ottima! Più 120 ai suoi attacchi e velocità per ogni abilità di posa quando posizionato e una volta deciso l'ordine del turno. Il che vuol dire, da quello che ho capito, che in base alla quantità di miniature che sono posizionate sulle caselle giuste, ovvero le caselle di posizionamento, lui si va a boostare l'attacco e la velocità. Questo fa sì che questo Gohan diventi una miniatura super forte e super veloce. Ora, essendo una miniatura super forte e super veloce, ovviamente ha una difesa di cacca e infatti c'ha poco. Quale sarà appunto il nostro obiettivo? Attaccare per primi e attaccare duri, ok? Quindi subito e duro. E chi potevamo mettere se non lei? Signori, quando si tratta di deck super veloci e super forti, Videl è d'obbligo, perché lei va a togliere il 30% alla difesa e alla velocità di tutti gli avversari sul campo. Tanta roba, lei deve essere sempre presente. Attenzione però a Tapion. Tapion, signori, è quella miniatura che ha 3000 di velocità e 6160 d'attacco, ma posizionato su una casella di attivazione, meno 350 attacco e velocità a tutti gli avversari al costo del 30% dei suoi punti salute. Sti cavoli. Più 500 alla sua velocità e 250 velocità a tutti gli alleati solo in quel turno. Si ripristina del 20%... dei suoi PS più 500 quando il maestro viene attaccato. Vabbè, questa è una roba che potremmo farne a meno, perché tanto noi comunque Tapion lo giocheremo sempre in basso a destra, esattamente dietro alla nostra cucciola, la nostra cucciola Vados, che sarà incaricata di proteggere chi si andrà a schierare dietro di lei. Lei ovviamente gioca con delle abilità principalmente di difesa, anche se stavo pensando di aggiungere un'ulteriore difesa alle sue abilità. Per adesso la giochiamo così, poi vedremo nel corso del tempo, regà, se aumentarlo oppure no. E per concludere abbiamo un meraviglioso Veget con 4240 di velocità, molto considerevole, e un attacco totalmente sbroccato. Anche lui chiaramente andrà giocato in basso a destra. Attenzione, perché così facendo noi avremo il lato sinistro totalmente scoperto. Quindi poi andremo a vedere in base alle situazioni come schierare, quando schierare e se l'avversario ha un deck molto più lento del nostro, potremo pensare di mettere Tapion a sinistra e magari Videl che gli dà supporto. Insomma, queste cose le vedremo successivamente. Adesso però, signori, andiamo sul campo e testiamo questo deck. Black Deadalus, livello 99 con 9420 punti. Ecco, questo potrebbe essere un ottimo banco di prova per il nostro deck. Qui, signori, scopriremo se il deck funziona oppure no. Io ho 25.000 punti, raga, ma è da un po' che non gioco nelle ranked. Vediamo un po' lui quale mazzo schiera. Raga, io devo raggiungere il livello 99 al maestro, per forza. Mi ci devo mettere sotto perché sennò non si spiega. Bene, questo è il mio deck, ma lo abbiamo già visto. Bello! Ma questo è la EX? Mille il suo attacco. Esegue un attacco se attacchi un avversario che si pensa dicendo... Porco duro. Oh oh oh.
Questo mi fa... Me fa il dolore. Questo me fa il dolore. Lui può schierare 2 miniature di là, ma può metterne anche 2 centrali. Ok, partiamo con questa formazione. Becco un botto di danni, ma va bene. Perché se becca i danni il maestro, si boosta Tapion. Lui non attaccherà mai per primo e perderà Gohan. Mi sta bene. Si potenzia la velocità. Non c'è problema perché si boosta, io gliela tolgo. Potenziamoci. Meno velocità, più attacco, più velocità, meno velocità. Ok, let's go. Allora, se gli si schianta il Gohan, è tanta roba, eh. 15.800. No, raga, total. No, broken. 2.80 basta, raga. 2.80 basta e avanza. 720. Perché lui ha piazzato sulla casella di posizionamento. Me lo aspettavo, un posizionamento con gamma 1 e gamma 2 su quel lato. Me lo aspettavo. Non credo che insieme questi mi possano togliere 18.000. Vabbè, questo muore. 8.000 danni al primo turno. Ok, campione. E questi sono 2 attacchi diretti che fanno malissimo, zio, eh. Madonna, madonna. Ragazzi, Vidello con i suoi piedini è magica. Lei c'ha i piedini magici, raga. Cioè... magie, fa le magie lei coi piedi. E mi dissocio allo stesso tempo di quello che sto dicendo. Vai, zio, boostati. Madonna! Se facevo l'attacco bonus per qua mi vergognavo, eh. Ok. Aia. Ok. Lui si ripristina e si busta. Oh mio Dio, mi sono cagato sotto. Oh mio Dio, mi sono cagato sotto, ragazzi, aiuto. Allora, lui adesso sicuramente sapete che cosa farà. Lui schiera 2 miniature centrali da una parte. Sono abbastanza sicuro di questo. Ma io non posso... lo sapevo. Lo sapevo troppo, raga. Non è importante. Non è importante. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Perderò Gohan forse. Anzi, molto probabilmente perderò Gohan. Ma va benissimo così. Va bene, va bene, va bene, va bene. No problem. Madò, raga, ma che velocità c'ha sto deck. Totally broken sto deck, raga. A velocità è incredibile. Certo che se avessi messo 2 miniature sulla destra avrei vinto. Avrei vinto praticamente adesso. Però non potevo comunque scoprirmi. Ok, tu ci saluti, zio. 10.604. Ok. Ci saluta pure Gamma, che viene fatto a fette. Oh no. Ah, è vero, lui non becca danno. Sto maiale. È vero, questo non piglia danno. Vabbè, pazienza. Bonus. Let's go. Let's go. E si vince. Signori Videl. Signori, uno spam di Videl nei commenti. Perché lei con i piedi fa le magie. Un banco di prova superato a pienissimi voti. Un match durato 2 turni. E comunque abbiamo letteralmente sbracato il nostro avversario. Cioè, per assurdo, era il deck di Gohan. E quella che ci ha fatto vincere, ancora una volta, è Videl. Cioè, raga, questa miniatura, quando è stata realizzata, è stata fatta in una maniera perfetta. Cioè, lei è perfetta in ogni aspetto, raga. Dal bikini al buco di... vabbè, ci siamo capiti, credo, no? Ecco,
Ragazzi miei, per questo video è veramente tutto. Noi ci vediamo con i prossimi deck, sempre e solo qui, con Fratello Tube. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.